È ancora libero e disponibile più di un terzo dei posti riservati all'ospedale Santo Stefano per la gestione dei pazienti Covid-19 e questo nonostante nella struttura siano stati ospitati anche pazienti provenienti da Firenze e da Pistoia. È il consigliere regionale Nicola Sciolini a fornire l'ultimo aggiornamento sulla situazione sanitaria del nosocomio Pratese, mandando un segnale di fiducia alla cittadinanza. L'ospedale Santo Stefano sta reggendo benissimo l'emergenza coronavirus, dice, dando risposte di cura non solo ai cittadini pratesi, ma anche a quelli pistoiesi e fiorentini, mantenendo tra l'altro ancora un'elevata capacità di poter ricevere ulteriori pazienti. I dati del Santo Stefano, aggiornati a ieri, mostrano che a fronte di una disponibilità di 178 posti letto per la gestione dei pazienti Covid-19, il 35% è ancora libero e quindi utilizzabile nell'eventualità di nuovi contagi. Per dare la misura di quanto Prato stia aiutando le province limitrofe, basta guardare la suddivisione dei posti letto. 78 sono occupati da pratesi, 24 da persone provenienti da Pistoia e 13 da pazienti fiorentini. Il caso più significativo è quello della terapia intensiva, dove la metà dei posti sono occupati da pratesi e la restante metà da pistoiesi e fiorentini e rimangono ancora posti liberi. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali registrati in provincia di Prato sono 171, aggiornati a ieri sera e al netto